Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi. Mantova Eyes è offerto da La Bottega di Cavicchioni e Natali, cornici creative. A Mantova, via Calvi 53, telefono 0376 36 87 88. Benvenuti all'11ª puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e vi porterò in un mondo fatto di immagini, ma soprattutto di storie. Oggi vi raccontiamo tre storie completamente diverse tra loro, ma accomunate da una parola, il crowdfunding. Che cos'è il crowdfunding? Deriva dall'inglese crowd, folla, e founding, ovvero finanziamento. In italiano si potrebbe chiamare finanziamento collettivo, è un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone o di organizzazioni, ad esempio per la produzione di un prodotto. È una sorta di microfinanziamento dal basso che mobilita persone e risorse. Pensare che le pratiche di crowdfunding siano cosa recente in realtà è sbagliatissimo. Basti pensare che alla fine dell'Ottocento la rivista The World, di proprietà di Joseph Pulitzer, lanciò una raccolta di fondi dal basso per finanziare il piedistallo e l'installazione della Statua della Libertà, dopo che il comitato preposto per questo era riuscito a raccogliere solo $150,000 dei $300,000 necessari. L'esempio più lampante in chiave moderna di quello che è stato il crowdfunding è sicuramente The Impossible Project. Cerchiamo di capire le tappe di questo progetto così particolare. Nel 2008 la Polaroid chiude e lascia un patrimonio incommensurabile di macchine fotografiche di cui non si può più fornire le pellicole. Da qui l'idea di Florian Kaps e André Bosman, che si conoscono proprio al party di chiusura della fabbrica Polaroid, di mettere in commercio le vecchie pellicole Polaroid, ovviamente aggiornate con la tecnologia moderna. E il progetto raccoglie qualcosa come $560,000 per la produzione di pellicole, e grazie a questo Impossible Project diventa un'azienda che oggi ha 130 dipendenti, ha 2000 punti vendita e produce 1 milione di pellicole all'anno. Ma questo è solo un esempio di come poter utilizzare le proprie idee, come poter finanziare le proprie idee. E oggi parleremo proprio di questo, di tre ragazzi che hanno voluto finanziare un'idea, un progetto, in particolar modo un progetto fotografico e nello specifico anche dei libri fotografici, e li sentiremo e ognuno di essi ci racconterà la propria avventura. E per cominciare la prima intervista di oggi siamo in linea con Carl Mancini, autore di un bellissimo lavoro distribuito in Italia da Eco Photo Agency dal titolo Italianski. Ciao Carl. Ciao Marco, ti ringrazio tantissimo per lo spazio che dedichi a me, Alessandro Lacchè, l'altro autore e amico fotografo del reportage Italianski, nella tua trasmissione. E oggi ti faccio io gli onori di casa, perché sono il primo dei due ad essere tornato dall'estero dopo aver realizzato nuovi lavori, mentre invece Alessandro si trova ancora nelle Filippine e tornerà nei prossimi giorni a Roma. Ecco, sono cose che per noi fotomatori fanno male sentire queste cose, che voi siete in giro per il mondo e noi invece siamo qua che ci tocca andare in ufficio, insomma. Comunque complimenti davvero a te e ad Alessandro. Grazie mille, è la dura vita del fotoreporter, purtroppo. Allora, parliamo di Italianski, di questo lavoro pazzesco che io, ti dico la verità, l'avevo visto in anteprima alla Penisola di Luce a Sestri Levante, già avevo nasato che c'era, insomma, della qualità eccezionale. No, sì, ti ringrazio, lo hai visto in un'occasione molto fortunata, perché è stata quella in cui che ci ha visto praticamente vincere un premio a Sestri Levante. Sì, esatto. E niente, allora ti dico, praticamente io e Alessandro siamo due fotogiornalisti romani e siamo
molto interessati a quello che succede nel mondo, cioè accomuna una grande passione per i viaggi, e parte del nostro lavoro è cercare storie interessanti e fornire interessanti, diciamo, anche approfondimenti, sì, delle stesse. Abbiamo deciso che, di comune accordo, che tutte le volte che avremmo collaborato per una storia l'avremmo fatto non per fare puramente news, ma per trovare storie che sono più di nicchia, cioè, che quindi sono spesso velate all'attenzione globale. E questo è stato proprio il caso di Talianski, che è una storia che ci ha profondamente rapito fin dall'inizio. Pensa che volevamo fare una storia nei territori ex sovietici, in Kursk. Ci siamo imbattuti tramite archivi storici locali in questa comunità di italiani e siamo rimasti basiti di fronte alla loro tragica storia. Sì. Poi se aggiungiamo che io sono un fotografo molto interessato ad alcune dinamiche come quelle dei tragici eventi, i genocidi, sì, realizzate molte anche per esempio in Kosovo, in Cambogia, in Africa, e Alessandro invece si è laureato in relazioni internazionali ed è molto attento alle vicende storiche. Abbiamo, proprio per questo, insomma, siamo stati subito attratti da questa storia e abbiamo deciso di partire. Certo. Ti dico che la crisi ucraina, che proprio in quei giorni c'è stata, quindi aveva luogo, di Maidan, sì, ha accelerato il nostro processo di partenza, perché proprio per questo avevamo deciso di fare una storia che fosse alternativa alla news all'Ucraina, che certo, avrebbe avuto chiaramente tutta l'attenzione mediatica. Siamo partiti e in breve ti faccio un attimino la storia, sì, sì, che siamo andati ad affrontare. Praticamente a metà dell'Ottocento la penisola della Crimea, che si trova a sud dell'Ucraina, sì, era una parte praticamente della regione molto molto importante per, commercialmente, soprattutto per l'agricoltura, e sì, molti italiani si trasferirono in quella zona, attratti appunto dalla zona che veniva definita il granaio europeo, sì, il granaio d'Europa. E niente, si trovarono bene, misero su famiglie, e addirittura, certo, arrivarono a costituire il 5% della popolazione locale. Cambiò tutto con la rivoluzione di ottobre, sì, perché iniziarono i primi espropri delle terre, perché vennero collettizzate molte fabbriche, e così come anche i terreni agricoli. Pensa che il primo terreno che venne confiscato alla popolazione italiana e trasformato in un colchos venne chiamato Sacco e Vanzetti. E quindi la popolazione cominciò a subire delle defezioni, nel senso che comunque molti italiani tornarono in patria, certo, molti rimanerono, e purtroppo per quelli che rimanerono, dico così, subirono un tragico destino, perché con le purghe staliniane, ahimè, durante la seconda guerra mondiale furono tutti deportati in Siberia o in, certo, Kazakistan, esatto. E quando abbiamo scoperto questa storia, e abbiamo scoperto soprattutto che esiste una comunità italiana organizzata, ci sono addirittura 150 famiglie ancora, sì, italiane lì in Crimea, sì, in cui sono presenti ancora persone che hanno subito personalmente la deportazione, abbiamo deciso assolutamente di fare, certo, questa storia. Qualche secondo di pausa e torniamo con Carl Mancini e il suo progetto Talianski. A tra poco. Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi. Mantova Eyes è offerto da La Bottega di Cavicchioni e Natali, cornici creative. A Mantova, via Calvi 53, telefono 0376 36 87 88. Bentornati su Mantova Eyes, siamo sempre in linea con Carl Mancini, autore assieme ad Alessandro Lacchè del progetto Talianski. Ci stavi raccontando, Carl, di questo progetto. Ti finisco, sì, di raccontare insomma qualche avvenimento con una storia che a noi ha particolarmente colpito. Sì. Noi abbiamo realizzato varie interviste, perché di solito noi quando facciamo un lavoro non facciamo solamente il reportage fotografico, ma cerchiamo, certo, di corredare anche tutto con un video, no? Sì. Per creare un multimedia. Sì, sì. E
una delle persone che è stata deportata si chiama Natale De Martino. Quest'uomo ha origini abruzzesi e napoletane. Sì. E è stato deportato il giorno del suo sesto compleanno. Ah. Gli italiani vennero deportati tutti nell'inverno del 42. Sì. E al contrario di altre popolazioni che sono state deportate, come azeri, armeni, bulgari e così via, vennero deportati tutti d'inverno. Ah. nelle peggiori condizioni possibili climatiche. Certo. Venivano praticamente presi in massa, portati a Pontile, dove praticamente venivano poi deportati verso la Russia. Sì. E a piedi, con il treno, comunque in condizioni pessime, dovevano raggiungere questi gulag in Kazakistan. Certo. E in Siberia. Natale De Martino non ha fatto eccezione. Il giorno del suo sesto compleanno gli è stato detto dai soldati russi di fare i bagagli e, sì, e partire. Insieme alla maggior parte delle famiglie si trova a Kerch, che è una città che si trova sullo stretto omonimo, nella parte più ad est, della... quindi proprio di fronte alla, sì, Russia. Sì. Si è recato praticamente al Puntile ed è partito con tutta la famiglia. Durante questo viaggio gli hanno fucilato davanti agli occhi il padre. Sì. Ha perso praticamente tutta la famiglia e si è salvato insieme alla madre grazie veramente a una serie di espedienti che ci hanno veramente commosso nel momento in cui ce li ha raccontati, come per esempio l'avventarsi su un cavallo morto per riuscire a strappare una zampa per fare un brodo. Tutti questi racconti ci ha fatto. Gli italiani venivano insultati e a nessuno veniva rivolta la parola, perché il governo russo aveva creato la scusa per praticamente deportarli, che tutti erano praticamente spie dell'antifascismo. Certo. E quindi per tutti praticamente i cittadini russi, ma non solo, erano veramente la feccia della feccia, e quindi tutti li evitavano. Sì. Con la morte di Stalin, mm-hmm, iniziarono ad essere liberati, diciamo, dai gulag e cominciarono a tornare indietro. Certo. E così anche Natale è tornato indietro. Nel 66 è tornato a Kerch e da allora è praticamente è un maestro di scuola superiore di matematica. Lo abbiamo incontrato lì, poi siamo andati a casa da lui ci ha raccontato la sua storia e ha concluso la sua storia alzandosi, aprendo il suo armadio, tirando fuori una bandiera italiana. L'ha messa sul tavolino, adagiandoci sopra tutte le varie fotografie dei cari che ha perso. Sì. Foto che tra l'altro è nel nostro reportage. Certo. E ci ha detto: io non sono mai riuscito a venire in Italia, il governo non ha mai riconosciuto me, nessun altro della comunità italiana, come italiano, però io mi sento italiano, vi chiedo per favore solamente di raccontare, certo, la nostra storia. Invece, e questo è, certo, stato il movente che praticamente ci ha mosso a promuovere tutta questa campagna che di abbiamo promosso. Certo. Esatto, perché è una storia che è veramente centrata nel cuore, e così come lui anche le storie di tutti gli altri che abbiamo ascoltato. Certo. Che sono raccolti in un'associazione che si chiama Associazione Cerchio, diretta dalla signora Giulia Giacchetti Boico. Vogliamo dare due cifre di quello che è stata la campagna che avete lanciato per questo libro? Assolutamente, no, ti dico, prima di tutto abbiamo cercato di lanciare questo crowdfunding perché comunque avevamo prima di tutto necessità di diffondere maggiormente questa storia, come penso anche chiunque voglia fare un progetto, certo, del genere, no? E poi volevamo avere la possibilità di avere un oggetto, diciamo, fisico che rimane nel tempo, con cui poter raccontare meglio, sì, e sì, più, sì, approfonditamente la storia. Certo. Ed era anche, diciamo, uno step successivo alle mostre che siamo riusciti a fare, ai riconoscimenti che abbiamo ottenuto. Oltretutto la nostra storia è una storia un pochino difficile anche da proporre, soprattutto ai magazine, perché comunque, certo, è un anti, diciamo, news, e quindi, certo, spesso sai com'è, certo, certo. Appunto, spesso i magazine che abbiamo nel nostro mercato sono più attenti, diciamo, alla news, ed è più difficile per le nostre storie, certo, comunque avere una pubblicazione. Certo. Ci siamo appoggiati abbiamo scelto come piattaforma produzionidalbasso.com. Sì. E la scelta è stata dettata soprattutto dal fatto che è una piattaforma tutta italiana, e sì, la nostra storia è veramente una storia tutta italiana,
E inoltre il sito è, secondo me è semplice, è pulito, diretto, senza eccessivi fronzoli, e io lo definirei, che ne so, anche efficace ed accattivante. Certo. Ci siamo trovati bene nel complesso, e soprattutto è fatta molto bene la questione dei rendiconti. Sì. C'è tutta una schermata, per esempio, a cui il cui può accedere il creatore del progetto, e in cui si possono visualizzare bene i dati dei sostenitori, sì, certo, i loro indirizzi, certo. E cosa in effetti hanno deciso di ordinare, certo, con la loro donazione, no? Certo. E perché per esempio anche la piattaforma prevedeva vari tipi di donazioni che potevano essere libera, oppure donazioni con un premio che poteva essere, che ne so, per esempio l'acquisto del libro in preordine, certo, a, certo, 20 euro piuttosto che un'altra cosa. Sì. L'unico problema secondo noi è che la piattaforma prevedeva solamente il pagamento con PayPal. Ho capito, che chiaramente ha un mercato, diciamo, ristretto, certo, rispetto a controparti, che ne so, internazionali come Kickstarter, certo, o Indiegogo, sì, e cosa che ci ha creato dei problemi con degli utenti che non avevano un account, ma che si sono dovuti appoggiare ad altri, certo, che ne avevano uno, oppure si sono proposti di partecipare alla raccolta, diciamo, in seguito, quando potremmo creare degli eventi o delle serate, certo, di presentazione, certo, del libro, certo. Questo. Grazie. Però siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo del raggiungimento del libro. Purtroppo non abbiamo raggiunto quello del documentario, però comunque ci prefiggiamo comunque di raggiungerlo, magari presentando il libro in più eventi, una volta che sarà stampato. Bene, noi diamo sicuramente appuntamento ai nostri ascoltatori sulla nostra pagina Facebook di Manto Eyes, dove vi terremo sicuramente informati su tutte le iniziative relative a Italianski, questo sicuramente. Grazie. Io non posso che non ringraziarti per lo spazio che ci hai dedicato. No, figurati. E ti faccio tantissimi complimenti, veramente ce ne fossero di persone come te che offrono questi spazi alla fotografia. Ti ringrazio, grazie, tantissimo. Grazie, comunque ci mettiamo a posto, sì, ma poi ci mettiamo a posto a Sestri Levante davanti a un piatto di spaghetti. Questo sarà sicuro. Ti lascio, guarda, con una piccola emozione. Sì. Una frase che alla fine dell'intervista mi ha scritto su una serie di cartoline della Crimea che ci hanno regalato gli italiani, sì, la presidentessa dell'associazione, e che abbiamo fatto nostra nel reportage, sì, una frase di Solzhenitsyn che dice quando avrete privato un uomo di tutto quanto, non potrete più togliergli nulla, perché quello è un uomo libero. Sì. E questo è lo spirito degli italiani che, certo, sono lì, certo, che non sono mai stati riconosciuti. Certo, grazie mille Carl. Grazie a te Marco. Noi ci sentiamo tra pochissimo, sempre con Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. A tra poco. Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi. Mantova Eyes è offerto da La Bottega di Cavicchioni e Natali, cornici creative. A Mantova, via Calvi 53, telefono 0376 36 87 88. Bentornati a Mantova Eyes, bentornati alla puntata numero 11 dedicata al crowdfunding. Siamo in linea con Riccardo Venturi, autore del libro IT Aftermath. Ciao Riccardo. Ciao, come stai? Bene, bene, tutto a posto? Tutto bene, sono a Roma in partenza per l'Etiopia. Ecco, vedi, sono cose che fanno male a noi fotoamatori sentire queste cose. Tanto lunedì prossimo per una missione. Ecco, niente, noi ti abbiamo chiamato invece per il tuo meraviglioso lavoro su Haiti, che è diventato un libro, ma partiamo dal progetto fotografico che ti ha dato tante soddisfazioni. Ricordiamo WordPress Photo nel 2011, Sony World Photography Award finalista nel 2010, insomma, Picture of the Year menzione honorable nel 2010, insomma, una caterva di premi che servirebbe una trasmissione intera per definirli. E come, diciamo, ti sei avvicinato a questo progetto? Ah, guarda, tutto è cominciato appunto nel 2010, a gennaio 2010, in conseguenza di questo terribile terremoto che ha devastato, sì, Haiti, Port-au-Prince in modo particolare, sì,
Quindi io non ho mai stato da ieri prima, però mi sono trovato, cioè, ero in Italia in quei giorni e mi sembrava una notizia così importante, così eclatante, che, cioè, conosco Haiti, certo. Conoscevo Haiti già prima tramite il lavoro dei colleghi, insomma, sì, e poi sì. Comunque era un paese che sapevo benissimo essere tra i più poveri al mondo, con problemi politici e sociali molto forti e molto gravi. Sì, forse il terremoto ha fatto così eco anche perché è avvenuto proprio in un paese così povero. Sì, sicuramente fosse successo in altre parti del mondo, chiaramente avrebbe avuto degli effetti devastanti. Certo, comunque, certo. Però chiaramente non così profondi tanto quanto è successo con Haiti. Esatto. Immagina che Port-au-Prince è fondamentalmente una città che, a parte alcune zone, in gran parte sono costruite su colline ed è molto spesso sono delle abitazioni molto provvisorie. Certo. No? Quindi chiaramente sono venute giù, sono franate interi quartieri, il centro stesso della città è stato colpito molto duramente, quindi le vittime sono state centinaia di migliaia anche per questo. Poi quello che forse in quell'occasione ha dato il colpo di grazia è stata la situazione delle decine di migliaia di bambini che venivano completamente abbandonati a se stessi, perché ovviamente in una disorganizzazione che è propria di un paese del terzo mondo come è Haiti, chi ne paga le conseguenze sono i più deboli. Sì, i bambini, ma anche le donne, cioè, diciamo che nella prima settimana, 10 giorni, sono arrivato ad Haiti, diciamo, 3 giorni dopo il terremoto più o meno, il tempo che, perché non si ripristinasse, certo. No, in realtà assolutamente, prima che ripristinassero voli o comunicazioni ci è avuto molto più tempo. Ho capito. Una sorta di congestione dell'aeroporto, perché sono affluiti decine di voli internazionali umanitari e l'aeroporto e il porto erano di fatto bloccati. Siamo dovuti arrivare a Santo Domingo, da Santo Domingo attraversare la frontiera, quindi ci è voluto un po' più di tempo per organizzare il trasferimento. No, diciamo che prima settimana, ma anche 10 giorni, il paese era totalmente allo sbando, cioè non c'era nessun tipo di sicurezza, non c'era esercito, polizia per le strade, cioè questo era uno dei grandi anche, cioè, quindi non solo non c'era l'assistenza dovuta agli sfollati, sì, e alle vittime del terremoto, ma non c'era neanche una gestione concreta della crisi, dell'emergenza, degli aiuti, certo, della distribuzione degli aiuti umanitari. Perché mancavano le infrastrutture, no? La, sì, logistica, sì, sì, e sì, quindi sì, certo, era totalmente nel panico e nel caos. Poi ti ripeto, quindi questa sarà la prima esperienza. Da lì in poi è un po' anche un mio modo di lavorare, insomma. Normalmente parto da una big news, da una notizia come questa importante, però poi mi interessa moltissimo seguire anche gli effetti che questa notizia ha sul posto, certo, quando tutti i media di fatto poi migrano da una notizia all'altra, certo, da una, certo, news all'altra, sì, che è un atteggiamento un po' dei media, non soltanto italiani ma internazionali, che non stimo profondamente. Mi sembra un po' questo circolo mediatico che si sposta. Sì, diciamo, viviamo in un'epoca in cui c'è una breaking news dopo l'altra, è morta, esatto, una breaking news e se ne fa un'altra, insomma. Esattamente, però questo tipo di atteggiamento non ci dà a noi anche come lettori, come spettatori, cioè, la possibilità di approfondire e di, sì, capire realmente che cosa sta accadendo in un paese. Sì. Oggi c'è, vedi, i fatti della Tunisia, gravissimi, eccetera, però non riusciamo a avere mai un quadro, no, profondo del contesto, perché ci, sì, mancano proprio gli elementi, perché partiamo oggi da un paese a un altro e chiaramente rimane difficile inquadrare quel fenomeno in una visione più ampia. Certo. Ecco, il mio lavoro è volto molto in questa direzione, cioè a me interessano le notizie, al tempo stesso mi piace allargare il discorso, cercare di riempire una sorta di vuoto che secondo me c'è sull'informazione, e cercavo di dare una visione più ampia, più complessa e quindi forse più accurata, ecco, più approfondita per chi guarda il mio lavoro. Certo, e a fronte di un lavoro così non poteva che sfociare in un libro che personalmente io ho comprato immediatamente appena ho visto la possibilità del crowdfunding. E come ti sei avvicinato a questo mezzo e come, diciamo, lo hai trovato, se ti sei, ecco, come dire, trovato bene, insomma? Intanto diciamo che dopo aver seguito appunto per diversi anni, sono, diciamo, 5
5 anni che seguo Haiti, insomma, mi sembrava giusto, ecco, che la giusta collocazione di questo lavoro fosse più che un giornale, più che una pubblicazione, più che una mostra, fosse veramente un libro, perché un libro è un oggetto che è anche dedicato alla memoria, sì, secondo me, sì, cioè, sì. È un oggetto che rimane come testimonianza di un percorso, ecco, diciamo così, e quindi mi sembrava che questo lavoro avesse senso che finisse dentro un libro. E ti dico la verità, inizialmente pensavo di trovare facilmente dei fondi, no? Che qualcuno che sponsorizzasse, sì, questo progetto. In realtà Haiti è una situazione un po' controversa, perché ci sono stati tanti scandali, perché sono stati dati tanti soldi che forse non sono arrivati dove dovevano arrivare, come sempre. Ci sono un po' di polemiche, e quindi ho visto che, insomma, non è così semplice trovare una sponsorizzazione, e quindi ho pensato di lanciare un crowdfunding, sì, che è una prima esperienza per me, non avevo mai tentato questa strada, e no, devo dire, è un'esperienza bellissima, faticosissima, perché molto impegnativa, non illudiamoci che basta mettere così su, certo, internet, non è così. Non è così. Io ho fatto per 3 mesi una vera e propria campagna elettorale, con decine di appuntamenti, presentando il progetto a centinaia di persone che alla fine si sono convinte e quindi hanno sostenuto, certo, certo, questa cosa. La parte, insomma, bella del crowdfunding è che ti mette in contatto diretto con il tuo pubblico, con quelli che sono i tuoi utenti, sì, cioè, esatto, esatto, quelli che ti sostengono. Che normalmente per un fotografo raramente succede, sì, qualche incontro, certo, no, lo fai, però non hai questa così linea diretta con il pubblico. Ecco, lì invece incontri quelli che fruiscono per lo più del tuo lavoro, delle tue foto, delle tue immagini, certo, e quindi questo incontro qui ti arricchisce molto, anche umanamente, diciamo, da questo punto di vista. E quindi un'esperienza bella, molto impegnativa, molto faticosa. Ecco, diciamo la cifra che hai raccolto, perché fa paura. Io ho raccolto 18.000 euro, insomma, non sono pochi, quindi vuol dire che il progetto li valeva, insomma. Sì, no, sono convinto che, appunto, che adesso stiamo lavorando con Peliti, che è l'editore del libro, anzi approfitto dell'intervista per dare qualche data, perché siamo, sì, più o meno in dirittura d'arrivo. Io spero entro la prima metà di aprile di avere il libro. Mi sto già fregando le mani, guarda. Anche io, guarda, perché ti devo dire la verità, dopo 5 anni e mesi di lavoro, in questi ultimi mesi sono stati molto intensi sul libro, anche io non vedo l'ora di vedere il risultato finale, insomma. Bene, grazie mille Riccardo, noi ci sentiremo più avanti, seguiremo magari qualche tua presentazione, sicuramente le pubblicheremo e pubblicizzeremo la cosa sul nostro gruppo Facebook di Mantova Eyes. Grazie ancora. Grazie ancora, grazie a te, ciao. E noi ci sentiamo tra pochissimo con Mantova Eyes, a tra poco. Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi. Mantova Eyes è offerto da La Bottega di Cavicchioni e Natali, cornici creative. A Mantova, via Calvi 53, telefono 0376 36 87 88. Bentornati all'11ª puntata di Mantova Eyes. Oggi parliamo di crowdfunding e, come già detto in precedenza, oggi abbiamo ospite Matteo Tacconi, che presenterà il suo libro ottenuto tramite crowdfunding, Verde Cortina. Ciao Matteo. Ciao. Allora, Verde Cortina è un viaggio che poi ha dato origine a un libro. Vuoi parlarci di questo progetto? Sì, abbiamo percorso tutto il tragitto della cosiddetta Cortina di Ferro, vale a dire la linea che separava politicamente, economicamente, militarmente le due Germanie e le due Europe al tempo della Guerra Fredda. È giusto dire, Matteo, che non l'abbiamo citato prima, è un libro giornalistico fotografico in cui le fotografie sono di Ignazio Maria Coccia. Assolutamente sì. E ti dicevo, avevamo in testa da tempo questa idea. Si trattava semplicemente di capire come realizzarla, tenuto conto che il settore giornalismo e fotografia vive non certo uno dei suoi momenti più floridi. Certo. Per essere ancora più banali, più terra terra, diciamo, molte testate sono in crisi, quindi la remunerazione del lavoro è un po' attraverso una fase un po' difficoltosa. Certo, sì. Per cui siamo partiti da questo punto. Come abbiamo fatto per sostenere il viaggio, che è stato comunque un viaggio di 2 settimane
Quindi con i suoi costi abbiamo trovato quattro sponsor, un'azienda tedesca e una italiana impegnata nel settore delle rinnovabili, sì, più l'ente turistico tedesco e austriaco, anche se il nostro è tutto fuorché un reportage turistico, ma loro avevano, certo, un interesse a promuovere questi percorsi, diciamo. E poi siamo passati alla fase B, realizzare il libro, e anche in questo caso ci siamo mossi in maniera un po' trasversale rispetto ai canali tradizionali, nel senso che abbiamo attivato una campagna di crowdfunding chiedendo lo stretto necessario che sarebbe stato utile per stampare, quindi abbiamo fissato il tetto a 4.000 euro per, certo, stampare 300-350 copie, adesso francamente non ricordo, abbiamo ottenuto qualcosa in più e abbiamo fatto con questi soldi in più dei piccoli investimenti per migliorare il prodotto, e tutto qua, e il libro ha visto così la luce. Ecco, tra l'altro, visto che siamo una trasmissione che parla di fotografia, non abbiamo Ignazio al telefono, ma comunque è giusto citare e lodare anche questa delicatezza che lui ha messo nelle sue fotografie. A me è piaciuto molto l'intro scritto da Renata Ferri, che insomma sappiamo benissimo di che levatura artistica e conoscitiva sia, proprio in un momento in cui le fotografie tutto sembrano tranne che delicate, e noi personalmente, Matteo, abbiamo dedicato molte puntate al WordPress Photo con tutte le polemiche che ne sono seguite. Vedere un genere di fotografia così soft, ecco, diciamo, e allo stesso tempo così impegnato, è stato molto molto interessante. Come interessante mescolare giornalismo e fotografia, è stato difficile? Ma allora, apro una parentesi sulle foto di Ignazio, mi sento di parlare a nome suo visto che non è la prima volta che lavoriamo assieme e ormai ho imparato un po' a conoscerlo. Ignazio sotto certi aspetti è quasi anacronistico, nel senso che, come tu dicevi, in un momento in cui la fotografia viene, non dico manipolata, ma forzata, no? Per esigenze, sì, editoriali, sì, lui fa la scelta opposta, cioè le foto che sono presenti nel libro sono tali e quali, salvo qualche piccolissimo accorgimento, a come lui le ha scattate in quel momento, quindi è molto fedele rispetto a quello che occhio e macchina percepiscono nel momento in cui entrano in azione, certo, e questo la trovo una scelta. Allora, dal punto di vista commerciale può non essere premiante di questi tempi, però dal punto di vista dell'etica della fotografia è il massimo che si possa avere, certo. Per quanto riguarda il connubio testo fotografia, come ti dicevo, non è la prima volta che lavoriamo insieme, quindi diciamo si è creata un po' di chimica tra di noi, io so, sì, quello che pretende Ignazio e lui sa quello che pretendo io. Come è giusto che sia, non ci tiriamo per la giacca vicendo, nel senso che io non chiederò mai a Ignazio fammi questa foto, come lui non chiederà a me, scrivimi, parlami di questo, però al tempo stesso ci siamo accorti strada facendo che c'è una complementarità, nel senso che una sua foto senza il mio testo, cioè diciamo una sua foto senza il mio testo già parla da sola, però con il mio testo parla ancora meglio e viceversa, nel senso che le sue fotografie riescono ad accompagnare e completare i miei testi, certo. E questo, cioè, non ci siamo mai detti mai nulla su questo, è una cosa che è venuta un po' da sé in maniera naturale, grazie al frequentarci e al lavorare insieme. Ecco, dopo aver realizzato il libro, immagino avrete fatto una campagna di pubblicizzazione e anche di una bella mostra a Roma. Puoi parlarci, sì, degli appuntamenti poi che sono stati successivamente all'edizione del libro? Sì, una volta che diciamo il libro è uscito dalla tipografia, abbiamo iniziato a presentarlo in giro, senza farci prendere da un'eccessiva fretta, nel senso che stiamo anche cercando un po' di selezionare, no, gli eventi, per cercare appunto di portare questa storia presso chi la vuole sentire raccontare, sì. Quindi diciamo appunto la selezione è dovuta a questa, ci proponiamo noi,
noi o abbiamo delle richieste, ma in ogni caso quello che ci preme è che nel giorno in cui andiamo nel posto X a presentare il libro alla platea Y, appunto si crei una buona atmosfera, insomma, sì. Quindi è quello che stiamo cercando di fare. Parallelamente abbiamo anche creato la mostra fotografica di Verde Cortina, è un sì. pezzo della filiera di Verde Cortina, e oltre al libro appunto e alla pubblicazione di testi e foto mentre eravamo in giro per l'ex Cortina Lungo, non per l'ex Cortina di Ferro, esatto. Ora abbiamo anche la mostra, è stata gentilmente finanziata dal Goethe Institute di Roma e dal comune di Ascoli, mm-hmm. E quindi abbiamo messo assieme stampe, passepartout e cornici. In questo momento la mostra non sta girando perché è stata appena smontata da Venezia, dove in zona Arsenale, presso un laboratorio di produzione fotografica, Isolab, sì. l'abbiamo tenuta. Beh, noi diamo appuntamento ai nostri ascoltatori per le prossime date delle mostre, sicuramente sulla nostra pagina Facebook di Mantovice terremo informati i nostri radioascoltatori sulle date future, insomma, di questa mostra. So che siete a Mantova sabato prossimo, siamo a Volta Mantovana, molto felici di esserci, noi molto felici di ospitarvi, perché diciamo la gestazione non è stata così rapida, però accade sempre così. Ma è un aspetto positivo, nel senso che le cose sono state pensate e ponderate con calma, e quindi bene così, soprattutto Manto, la migliore delle ipotesi, esatto, insomma. Soprattutto organizzare qualcosa a Manto è molto molto complicato, e te ne renderemo edotto sabato, insomma. Ma guarda, cioè non credo che Mantova sia un'eccezione alla regola, quindi esatto. Quindi no, siamo molto contenti di venire e spero che la presentazione del nostro lavoro possa piacervi. Ma sicuramente sarà così. Noi diamo appuntamento tra pochissimo ai nostri ascoltatori con il presidente del Circolo Fotografico Il Carpino, che ci parlerà proprio di questa iniziativa. Io ti ringrazio, Matteo. Grazie a voi. E ci sentiamo tra pochissimo. A tra poco. Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi. Mantova Eyes è offerto da La Bottega di Cavicchioni e Natali, cornici creative. A Mantova, via Calvi 53, telefono 0376 36 87 88. Bentornati a Mantova Eyes, dopo le parole bellissime di Matteo Tacconi sull'iniziativa che proprio il Circolo Fotografico di Volta Mantovana sta organizzando, abbiamo in linea Claudio Brambilla, presidente del Circolo Fotografico Il Carpino di Volta. Ciao Claudio. Ciao Marco e buonasera a tutti gli ascoltatori. Intanto ti faccio i complimenti per la trasmissione. Grazie. Perché era ora che si vedessero delle fotografie per radio. È una non bella cosa. Non parla mai che nessuno. È veramente una bella cosa che stai facendo, io ti ascolto, non posso farlo in macchina perché è un orario per il quale lavoro, ma dopo a casa accendo il mio PC e vado subito a sentire la tua trasmissione. Grazie non mille. Non ti nego, con un po' di invidia, perché hai sempre dei personaggi incredibili che solo a sentirne parlare viene la pelle d'oca. La cosa bella è che in queste cose tu ti rendi conto di come poi alla fin fine siano persone normalissime e quindi non fa che aumentare la tua stima verso queste persone, insomma. È vero, perché pensiamo sempre a dei Superman della fotografia e dopo ci si rende conto che quello che conta è il cuore, la testa e l'occhio. Certo. È questo che fanno i grandi fotografi e le grandi persone. Allora, volevo Claudio, ringraziare anche Matteo, certo. Ha detto delle parole bellissime. Sì, io sì. Ancora non lo conosco, se non per telefono e così via. Ormai ci abbiamo lo you and me, io, te e Matteo abbiamo fatto lo you and me praticamente. Esatto. Allora Claudio, questa bella iniziativa. Abbiamo preso una bellissima iniziativa, abbiamo fatto una cosa veramente incredibile, è la terza volta che a Volta Mantovana facciamo una manifestazione che comporta
l'evento di altre persone, di altri personaggi esterni, a volte sì, a Mantovana, per cui abbiamo avuto gente che è arrivata un po' da tutte le parti d'Italia. Sì. Questo è il terzo evento che facciamo di questa importanza e prevede appunto la presentazione del libro Verde Cortina, sì, da Lubecca a Trieste sui confini della Guerra Fredda. Questo è il sottotitolo, ma è il riassunto del libro fotografico che ci presenterà Matteo Tacconi e Ignazio Maria Coccia. Sì. Saranno nostri ospiti il 28 marzo, quindi sabato questo. Sabato questo, esatto. Sarà una manifestazione che avrà inizio nei giardini di Palazzo Gonzaga, nei nostri bei giardini di Palazzo Gonzaga, alle 16.45. Sì. Ma non con i due autori, ma con un'apertura di una mostra fotografica. Ecco. Perché non contenti di avere degli autori, abbiamo voluto fare di più. Abbiamo chiamato a raccolta altri tre circoli mantovani, sì, l'associazione Mantova Eyes, che non, sì, so se tu conosci. Sì, la conosco ed è la curatrice di questa trasmissione. Esatto. E esporremo tutti una decina di fotografie per circolo, per cui ci saranno una cinquantina di fotografie, si aprirà questa mostra fotografica. Il tema, e qui è la cosa bella, è un tema unico, il tema è confini, certo, proprio a ricordare il viaggio fatto da Matteo e Ignazio da Lubecca a Trieste, certo, sui confini dell'ex Cortina di Ferro, certo, per cui il tema è confini. Molto curioso vedere come cinque circoli fotografici vedono lo stesso tema con occhi differenti. Sì. Addirittura abbiamo indetto, ma per divertirci, una premiazione alla foto migliore esposta. Ah, certo. Che sarà un premio, insomma, stiamo organizzando. E voterà il pubblico, se non sbaglio, giusto? Voterà il pubblico, voteranno, ovviamente ci saranno anche gli autori delle fotografie, per cui invito tutti i parenti e gli amici a venire a dare il loro voto. Certo, così, certo, facciamo salire un pochino delle votazioni. Le foto sono l'unico ad averle viste tutte. Bene, perché bene, ho dovuto raccoglierle, abbiamo creato un filmato, insomma ci sarà un qualcosa quasi di interattivo. Bene. Pertanto non solo fotografie, ma dialoghi, video, musiche e tante altre sorprese che non posso svelare, certo, se no non viene più nessuno. E quindi diciamo la chiusura della serata sarà attorno alle ore... La chiusura della serata è prevista verso le 20. Calcola una cosa, che in teoria dovremmo finire alle 19.30, poi visto che porteranno un sacco di libri, certo, chi vuole acquistare il libro... Il libro è bellissimo, quindi assolutamente venite, compratelo perché è bellissimo. Tu ce l'hai, io l'ho già comprato anch'io, con il loro autografo, certo, e la cosa bella, e ne sappiamo qualcosa, è bellissimo quando si compra un libro fotografico e lo si fa firmare dagli autori. Insomma, io sono un collezionista, ricordo, in tal senso. Lo so. E poi abbiamo organizzato tutto, ecco, questo per farti fare una firma sul libro. Vedi? Così sei contento. Esatto. Ascolta, poi ovviamente per chi vuole si andrà anche a cena, quindi insomma, magari sì, se vuoi dare i riferimenti per chi vuole prenotarsi a cena. Questa è una cosa in più che abbiamo voluto fare perché i nostri ospiti abitano lontano, pertanto quella sera sicuramente si fermano a Volta Mantovana. Certo. Noi ci troveremo alle 20.30, posso dirti anche dove? Certo, sì, e come? Ci troviamo alla Corte Aquileia, che è un agriturismo in Volta Mantovana, abbiamo, sì, stabilito un menù a prezzo fisso, chi si vuole prenotare può farlo telefonicamente oppure alla nostra info del gruppo fotografico Il Carpino, trova tutte le informazioni nel sito, certo, www.gruppofotograficoilcarpino.it. Grazie. C'è il telefono, c'è la mail e c'è tutto. Perfetto. A cena con gli autori e lì ci possiamo sbizzarrire con quelle domande che di solito non si fanno. Non si fanno. A centinaia di persone. Certo. Grazie, grazie mille Claudio e grazie a tutto il gruppo fotografico Il Carpino per la bellissima iniziativa. Grazie a te e saluto tutti e ringrazio ancora i gruppi fotografici mantovani che comprendono la Ghiacciaia, Rover Bella, il gruppo fotografico Rover Foto, il Fotoclub di Monzambano e Mantova Eyes. Grazie, grazie. Ringrazio tutti. Grazie. Grazie a te Marco. E noi non abbiamo davvero più tempo per nient'altro e quindi vi do appuntamento a martedì prossimo sempre con Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. A martedì. Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.